Ciao a tutti ragazzi, eccoci di fronte a una nuova recensione. Cosa andiamo a vedere oggi? Visto che mi è stato richiesto e soprattutto ne ho già fatto uno perché ho già fatto la recensione del mio setup da PMC, quindi per giocate CQB o Urbano, vado a farvi vedere il mio setup che utilizzo generalmente in Boschivo. Allora, è un po' leggermente differente. Voglio fare una premessa, come fatto nell'altro video, chiaramente. Ho provato negli anni, nel tempo ho sperimentato e provato diversi tipi di tattici, diversi tipi di setup, e questo credo sia quello definitivo, quello finale con cui mi trovo veramente più comodo in assoluto. Ho notato che alcuni chest erano troppo larghi, altri troppo piccoli, altri troppo pesanti, altri plate carrier troppo ingombranti, e devo dire che finalmente ho trovato una quadra su quella che è la comodità sul mio stile di gioco. Ma allora, partiamo dal tattico. Allora, chiaramente il tattico che uso in Boschivo è il D3CR replica della NBC, che è quello che mi ha dato in assoluto più soddisfazioni, perché è piccolo, non ingombra, è molto comodo e ha una capacità di carico, devo dire, abbastanza alta. 4 portacaricatori, chiaramente poi io me lo sono andato ad adattare come meglio preferivo, con gli inserti in Kydex, variato la disposizione, la modalità dei lacci, quindi devo dire che ci ho lavorato parecchio su, e molto molto compatto. Di tutti questi prodotti c'è la recensione singola per andare a vedere nel dettaglio i vari pregi e difetti, non sto lì a, diciamo, dilungarmi troppo, però devo dire che questo tipo di tattico e di mini chest è quello che mi ha dato più soddisfazioni in ambito Boschivo, perché comunque mi impedisce di avere troppo carico addosso dato da un plate carrier che, per quanto possa essere bello, oltre alla capacità di carico elevata, ha un ingombro esagerato che a me non piace. Quindi in Boschivo, soprattutto perché c'è molto più da correre e da diciamo affaticarsi, quella protezione che mi dà il plate carrier, soprattutto in ambito di se si tratta di calore e pesantezza, mi è inutile, non la voglio, e quindi ho optato per il chest, per il chest rig, quindi poi alla fine un mini chest, chiaramente col suo zaino, il suo flat pack dedicato, anche quello recensito. E basta. Quindi come tattico ho puntato molto di più su una cosa molto più snella, molto più, diciamo, light. Qua potete vedere, questo non è un coltello, sapete che io sono contro i coltelli, non mi piacciono e non li voglio, cioè mi piacciono sì i coltelli, ma non voglio vederli in campo. Questo qua è semplicemente un tagliacorde. Mi è servito perché mi sono già incagliato qualche volta in qualche rovo e mi sono liberato grazie a tagliando semplicemente il ramo. E quindi era solo per dire che non è un coltello, perché in campo assolutamente nel soft air non voglio vedere coltelli. Tornando comunque alla recensione, al setup. È un setup leggero che comunque mi permette di potermi muovere molto più agevolmente all'interno di vincolarmi anche tra i rami e quant'altro. Lo zaino comunque col camelback, chiaramente per portare acqua, quindi mi dà anche questo una discreta capacità di carico, perché comunque ho un piccolo zaino dietro che mi permette di avere un po' più di carico. Nella parte sotto invece utilizzo il cinturone, questo cinturone che è anche già stato, lo vedete anche nella recensione, perché lo utilizzo sia in CQB sia in Boschivo. Qual è la differenza tra uno e l'altro? È che nel Boschivo generalmente non amo i cosciali, quindi il costa leg lo vado a eliminare, però basta solo togliere due clip e quello non lo uso, però comunque mi dà la possibilità di avere due caricatori in più chiaramente qualche accessorietto in più. Chiaramente sempre rolli polli dietro. Il laccio, questo laccio qua, come già detto anche nell'altro video, è una cinghia diciamo di soccorso, è una cinghia di 2 metri che serve a poco, non l'ho mai usata, se non mi ha dato qualche impiccio quando si è srotolata in campo e mi trascinavo dietro anche gli alberi, perché
si era impigliata ovunque, però poi l'ho fissata meglio. Però è una cinghia che son 2 metri e resiste fino a circa un 200 kg, e comunque ha un piccolo ingombro, non pesa niente. Ho detto perché no, portiamocela dietro, non si sa mai, sperando di non doverla mai usare per qualunque evenienza. Mentre poi c'è questa tasca che ho preferito rispetto a molte altre perché, come potete vedere, è molto più sottile, molto meno ingombrante e comunque però ha una discreta capacità di carico, quindi comunque di roba dentro ce ne sta. Il cinturone, come già detto, è uguale per entrambi i setup, sia CQB che Boschivo. Invece, chiaramente in testa ho sempre l'elmetto, però qual è il vincolo di questo elmetto? È vero che è ottimo, ha una vestibilità fantastica perché è uno degli elmetti, chiaramente con questo tipo di regolazione che veste benissimo in maniera perfetta. Ha solo il difetto che d'estate cuoci un po', quindi nelle giornate particolarmente calde preferisco andare a utilizzare il più classico bunny hat, non lo so, chiamatelo classico cappello da pescatore, come volete chiamarlo, però il nome, quello vero di questo qua, è il bunny hat, che comunque è un po' più piccolino, meno ingombrante, ti permette di sudare meno, cioè si suda sempre, però almeno si traspira un po' di più perché è solo cotone. Ha di bello che, ad essere sinceri, spezza molto la linea. Infatti, perché c'è questo tipo di cioè si utilizza questo tipo di cappello? Perché va a spezzare molto la linea e la sagoma di chi lo indossa. Quindi, anche da vedere, in teoria dovrebbe essere meno semplice. L'occhio dovrebbe fare un po' più di fatica a identificare la sagoma della persona. Però, tolto questo dettaglio sul cappello. Invece, poi nella parte sotto, quindi nell'abbigliamento, io generalmente amo tantissimo utilizzare la Combat, quindi vegetata, assolutamente vegetata, perché mi sono accorto che nei nostri tipi di boschi, noi giocando qua al nord, abbiamo una vegetazione con questi tipi di colori. Ho notato che quelle migliori, e soprattutto un po' più a buon mercato, sono la vegetata e la woodland, che sono quelle migliori come colorazioni per potersi mimetizzare meglio. Quindi di squadra abbiamo adottato la vegetata, che trovo che sia molto molto bella, tra l'altro, e io ho preferito il taglio combat. Qual è il taglio combat? Quello con la microfibra o cotone molto semplice nella parte frontale posteriore, quindi antisudore, impedisce, cioè, è molto traspirante, ma soprattutto, oltre alle tasche sulle braccia, ha le protezioni sui gomiti e sulle ginocchia, che trovo veramente indispensabili. Infatti non sono un amante delle ginocchiere, perché ho trovato veramente poche ginocchiere che stessero sempre ben fisse sul ginocchio, sono sempre lì che mi si spostavano, là mi sono stufato e ho optato per la Combat, che è già il pantalone, ha già le ginocchiere, come potete vedere qua, integrate, e di conseguenza da lì non vanno giù, perché o va giù tutto il pantalone e rimaniamo in mutande, però se no la ginocchiera rimane sempre lì. Cintura, la più classica cintura, quella Combat con il gancio per l'esfiltrazione, non serve a niente, assolutamente, però fa figo e non impegna, come si dice, e assolutamente guanti rigorosamente sempre dietro. La maschera facciale, questa inevitabile, me la porto dietro sempre in qualunque tipo di giocata, sia dall'urbano che al boschivo, perché trovo che preferisco avere una protezione anche al viso, non solo agli occhi. E questa è l'unica maschera che ho trovato che ha un profilo molto molto basso, molto molto piccolo, e oltre alla protezione ottima che dà, riesce comunque, non dà fastidio quando vado in puntamento, ma comunque copre bene il viso. E devo dire che è l'unica soluzione sensata che ho trovato. Dopo averne provate anche lì veramente tante, perché alla fine questa è l'unica che mi ha dato soddisfazione. In più, ultima cosa, è il discorso ASG. A differenza del CQB, dove prediligo ASG corte,
Nel GQB mi permetto di utilizzare seggi un po' più lunghi. Infatti, adesso qua vi faccio vedere c'è il 416, quello con Race J-Cell da 14,5 pollici, che anche questo l'ho già recensito, quindi potete andare a vedere la recensione più dettagliata. Chiaramente, anche qua mi permetto di avere seggi con RIS e canne un pelino più lunghe. Mi dà un pochino più di precisione nel tiro lungo. Però allo stesso tempo posso utilizzarle perché non ho problemi di spazi stretti come in urbano. Quindi sia questo piuttosto che il 416 con il silenziatore o anche l'SR15 che comunque è leggermente più lungo, anche quello, piuttosto che il CQBR che col silenziatore comunque diventa molto molto lungo. Quindi anche se sono un po' più lungo non mi dispiace avere un SG. Un po' più lunga che comunque mi cambia il tipo di imbraccio e il tipo di giocabilità. Devo dire, mi permetto di utilizzare anche quelle perché comunque gli spazi sono comunque un po' più ampi. E che dire, questo è il setup che dopo tanto tempo sono riuscito a migliorare e perfezionare. Devo essere sincero, ho provato a fare reenactment anche negli anni e mi sono reso conto che non fa per me. Ci sono molti ragazzi più bravi che hanno più tempo, più voglia e più passione nel fare reenactment. Io preferisco prendere, diciamo, l'esempio del PMC che si crea il setup in base alle sue necessità e alle sue comodità. Quindi sono andato a cercare non per forza il prodotto di marca, quello che costasse di più o quello più simile alla realtà. Diciamo che sono andato a cercare il prodotto migliore al minor prezzo, quello che mi dava comunque la possibilità di avere un buon prodotto come fattura, qualità, struttura, disegno e quant'altro, ma allo stesso tempo mi permettesse di anche risparmiare qualche euro. E il classico, per esempio, il D3CR della NBC è comunque quello. L'emblema di questo tipo di lavorazione, di questo tipo di ragionamento che faccio, perché è un ottimo tattico, replica il D3CR dell'Ally Strategic, quindi assolutamente veramente che è un ottimo mini chest, devo dire che è fantastico. Però chiaramente ho speso meno, comunque un discreto prodotto, scusate, un buon prodotto che funziona molto molto bene. E questa è un po' l'impronta che ho dato a tutto il mio setup. Quindi vado a cercare più la qualità del prodotto piuttosto che l'aspetto puramente estetico. Bene. La recensione finisce qua. Se avete dubbi o domande, fatemele. Se avete consigli su come migliorare il mio setup, sono veramente disposto a migliorare, quindi ad ascoltare i consigli di tutti. Per qualunque altra domanda, fatela. Spero di aver dato un buono spunto per chi cerca di approcciarsi al software e comunque cerca un setup, diciamo, un po' più leggero, non troppo impegnativo e che comunque dia comunque la possibilità di aver sempre tutto dietro. Boh, che dire, vi ringrazio dell'ascolto, scusate se mi sono dilungato, ma come potete vedere le cose erano tante. Bene, la recensione finisce qua, ci saranno altre recensioni, seguite il canale e iscrivetevi, anche un like è ben accetto. Grazie ragazzi e alla prossima.